Kawabonga, ascoltatori, io sono Noa e questa è la settima puntata di Stupidaggine a catinelle, una rubrica super seria e per niente stupida, e chi dice il contrario ha ragione, in cui vi farò una classifica di fatti divertenti e assurdi che sono accaduti in giro per il mondo. 5. Ci troviamo nel carcere nella città di São Pedro de Alcântara, in Brasile, luogo ovviamente molto controllato data l'elevata densità di detenuti che sono strettamente e rigorosamente sorvegliati da animali feroci, brutali, spietati e crudeli. Cioè le oche. A primo impatto so che può sembrare strano, ma le oche sono cattive in realtà. Io mi ricordo che da piccola volevo accarezzarne una e questa mi ha corso dietro per tutto lo spiazzale. Del tipo, io mi avvicino e faccio che carina e lei... Ok. Tenendo da parte le mie esperienze personali, posso assicurarvi che questo è stato un vero e proprio investimento, perché le oche al buio ci vedono molto meglio dei cani. Il loro segnale di allarme è facilmente riconoscibile ed è anche udibile a lunga distanza, del tipo che se un ladro in Brasile sta scappando, noi possiamo udire la solerte oca che avverte le guardie. Non si fanno comprare da carezze, coccole e complimenti, del tipo «Ma chi è questo bel cane così bravo che si fanno sempre infinocchiare?» Comunque sia. Ecco, se fate così, le oche ve sputano e poi ve muzzicano pure. E non sono sicura che questo sia l'ordine, comunque. Poi sono anche molto più territoriali, cioè se entri nel loro territorio stai sicuro che tempo 10 secondi e ti trovi un'oca che sta degustando il tuo polpaccio. Però, amici animalisti, non preoccupatevi! Queste oche da guardia non vengono sfruttate, tutt'altro! Vengono trattate come regine. Infatti, durante i turni di pausa, perché si danno anche il cambio, sono libere di sguazzare nel loro laghetto personale accanto alla prigione. Le persone in ufficio lo sguazzano, invece, nello sciacquone. Cioè, queste fanno una vita assurda, proprio... Ah, mi do il cambio, ciao, qua, 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 poi tipo sguazzano... E poi quando tornano, giustamente, fanno i detenuti, tipo... Qua, 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 qua. Ok, basta. Comunque sia... Cioè, vabbè, ok, nelle persone in ufficio quindi non sguazzano, ma mica perché magari succede qualcosa se state nello sciacquone sguazzate, che ne so. Magari si finisce al Ministero della Magia, anche se la probabilità che accada sono molto basse, insomma. Cioè, dai un po'. 4. Mio, perfetti, ho vincenti, ok. Allora... Ci sono tanti mezzi di trasporto fighi, ad esempio a me piacerebbe salire in limousine almeno una volta nella vita per arrivare a un party come gli spacconi di turno. Ovviamente ci sono altri mezzi molto più a portata di mano per andare in giro, come ad esempio il pandino del nonno, anche perché tra il cambio e volante rigido ti fai degli avambracci da favola, una bicicletta, quella con le rotelle ovviamente, i pattini per gli amanti del brivido, oppure i classici piedi. Tuttavia, c'è un mezzo efficace che ancora non ho menzionato, cioè l'ambulanza. Allora, di sicuro se la usi non trovi traffico perché ti fanno passare tutti. Puoi già fare preserata caricandoti con la sirena e inoltre a bordo c'è pure un defibrillatore che se te vuoi svegliare è proprio la morte sua, letteralmente. Certo, magari non ci sarà la fila per salire, però la velocità del trasporto è assicurata e questo ve lo può confermare un operatore sanitario di Civitanova che appena finito il turno, invece di tornare a casa a cambiarsi e far rientrare magari anche l'ambulanza così a tempo perso, ha deciso di dirigersi direttamente a bordo del mezzo, cioè questo è andato in discoteca con l'ambulanza. E diciamo che la cosa non è passata molto inosservata, specialmente perché l'ospedale, vedendo che l'ambulanza non tornava, ha chiamato la polizia per sapere dove fosse finita. Immaginate la sorpresa di vedere l'ambulanza scomparsa davanti allo Shada o al Donoma e di ritrovarla magari parcheggiata pure in doppia fila. Che poi io mi immagino anche il dopo serata, cioè mettete che questo rimorchia una persona, che fa? Cioè, se diverte in ambulanza? Cioè, la barella ok che ci si mettono sopra le persone, ma mica regge così tanto, voglio dire, anche perché chi sta in barella di solito non è tanto vivace. Cioè, boh. Comunque, alla fine, il tizio dell'ambulanza è stato denunciato per appropriazione indebita e il mezzo è stato riconsegnato all'ospedale. 3. E siamo arrivati alla terza notizia di questa classifica. Tuttavia, questa volta non sono solo io, ma bensì ci sarà Michael a commentare con me. Ciao a tutti! Esattamente. Allora, dovete sapere che, appunto, cioè, l'argomento, no, degli appuntamenti è sempre un po' ostico, no? Proprio un campo un po' così. Esatto, vero? Ma poi, cioè, che sbatta ogni volta a scrivere una ragazza, appuntamenti, no dai, no, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Esatto, esattamente, perché appunto come dici tu è un processo lungo, cioè uno sta lì, parli, fai complimenti, manco te li apprezza, poi magari riconosci, ma sei bella, non è vero, ok scusa. Non te lo scrivo più, esatto. Ciao. Arrivederci. Quindi, allora, per porre rimedio a questa cosa, un nostro amico informatico, anzi amico di Michael perché lui ha studiato informatica, ha organizzato questa cosa, cioè lui si è scaricato Tinder e fin lì tutto ok, però che ha fatto?
per non stare troppo dietro alle chat di Tinder con i like, perché appunto tu, Michael, lo sai come funziona Tinder a proposito? Io sì, lo so come funziona Tinder. Tu praticamente cerchi una ragazza, se fai swipe a destra la accetti, se fai swipe a sinistra la rifiuti. Esatto. Una cosa del genere. Forse esatto. A sinistra e a destra lo invertite, però il funzionamento è quello. Non lo so, anch'io mi inverto sinistra e destra. Comunque, se scorri da una delle due parti, poi esatto. Un like lo metti a qualcuno e niente. Allora, però non funziona, non basta fare così, insomma. Praticamente anche l'altra persona, vedendo il tuo profilo, deve ricambiare questo like, no? Certo, esatto. Certo, se l'altra persona ricambia il like, a quel punto parte la conversazione. Esatto, cioè, in teoria parte. Esatto, in teoria. Potrebbe come non potrebbe partire. Perché ho fatto, sì, ma io ho matchato, perché match quando uno ricambia il like, no? Ma ho matchato con questa persona, però non scrivo. Quindi cioè, in realtà... Quindi che senso ha avuto matchare? Non lo so, vabbè, comunque ci sono queste persone che magari o sono timide oppure non gli interessa, non ti saprei dire. Comunque sia, quindi è un processo un po', no, nel senso complicato, perché appunto metti like, il like deve essere ricambiato, scrivi, quindi quelle quattro chiacchiere, poi che fai, gli chiedi subito il numero di telefono? Prima passi per Instagram, certo. No? Che fai? Poi la contatti su Instagram, poi dopo al massimo gli chiedi il numero di telefono. Esattamente, ma poi appena gli chiedi il numero ci puoi uscire, e lì pure ci parli, perché lo conosci, e poi forse alla fine, dopo tipo 5 anni, ci puoi uscire, quindi insomma, ecco. Esatto, dopo che tutti i tuoi amici hanno avuto l'approvazione, dopo che i suoi genitori hanno avuto l'approvazione, dopo che i tuoi genitori hanno... Dopo che tua nonna... Esatto. Bah, troppo lungo, dopo troppo aver lungo. Dopo consultato anche Mattarella per l'approvazione, si può uscire, vero? Esatto. Perfetto. Quindi, insomma, dopo tutta sta sbatta, questo qui, insomma, questo informatico, si chiama Alexander, mi sembra, tra parentesi, ha deciso di non mettersi troppo in gioco così. Cioè, nel senso, lui ci si è messo, ma non lui, proprio lui. Perché, come ha usato Tinder? Si è fatto il profilo, e poi che è successo? Ha usato l'ingegno. Lui ha fatto scrivere a ChatGPT a ognuna di queste ragazze. Praticamente, quando una ragazza matchava con lui, non era lui che scriveva, ma era ChatGPT che scriveva per lui. Esattamente, esattamente, mantenendo la conversazione su Tinder anche per diverse settimane. Quindi queste parlavano con lui, tra virgolette, ma non era lui che rispondeva, anzi era il programma, appunto. E solo dopo diverse settimane, no, che appunto uno si parla, si scambia quattro chiacchiere, quando uno o chat GPT stessa oppure la ragazza, no, chiedeva, cioè si chiedeva di uscire, insomma. E a quel punto lui ovviamente usciva fisicamente con la ragazza, però non prima. Non prima. E non sapeva neanche la conversazione che avevano avuto. Esatto, infatti questo ha portato anche a delle figuracce. Ad esempio ChatGPT, insomma, gli ha scritto: ti porterò delle rose, ma lui all'appuntamento le rose non gliela portate. Esatto, rose invisibili sono difficili da trovare. Non però... è da tutti, non è da tutti. Esatto, però c'è gente che non apprezza. Io voglio le rose visibili, io voglio sapere dove sono le mie rose. Esatto, le tue rose sono davanti a te, ma non le vedi. Esattamente, c'è il mantello dell'invisibilità, forse. Certo, anche quello. Però vabbè, la gente è strana per i regali, ma non apprezza sempre, capito? O comunque, a parte queste figuracce che magari sono anche, forse si possono anche passare per dimenticanze, magari, no? Ci sta alla fine. Ci sono cose che sono proprio inequivocabili. Cioè, ChatGPT, per quanto può essere, non è una persona, insomma. Quindi, ovviamente, ci sono degli errori che uno pensa, ma... Dai un po' su, non può essere che sto a parlare con una persona vera, se no questo si fumerà la foresta amazzonica, cioè nel senso. Esatto, ci sono stati ad esempio alcuni casi in cui la tipa scriveva: ciao, oggi come stai? E ChatGPT rispondeva: le foreste sono perfette per fare picnic vegani, cioè cose assurde, senza esattamente, senso. Esattamente, cioè, poi perché vegani? Ma infatti, cioè, qualsiasi cosa puoi scrivere, no, perché picnic vegani? Non lo so. Boh, non lo so. Allora, ci sono anche altre cose però da dire, tipo, che ne so, oggi che stai facendo, no? Come te la passi? E la risposta era: lo sapevi che in un processo ciclico le quantità di calore di lavoro scambiate tra sistema ed ambiente, presi ognuna con il segno convenuto, sono uguali? Che risposta è questa? Mi sai leggere il primo principio della dinamica, questo, mi pare. Probabilmente ChatGPT ha capito che il tipo era laureato in fisica quantistica nucleare astronomica. Quando hai detto astro, io ho pensato astro. Perché hai allungato quell'astro di questa cosa sta dicendo. E vabbè, comunque sia, questo escamotage, diciamo, ha contattato più di 5.000 ragazze, quindi comunque sia ha funzionato sicuro, tra le quali c'è anche la sua attuale moglie. Abbiamo un lieto fine, signore e signori, c'è il lieto fine anche qua.
E meno male, direi, siamo butto su. Esatto, cioè, dopo tutto lo sforzo di sfruttare ChatGPT per fare tutta questa cosa, cioè, almeno a trovare la moglie. E lui ce l'ha fatta. Signore e signori, lui ce l'ha fatta. Un applauso! Attenzione, attenzione. Chi ha detto che per fare figli bisogna per forza essere degli esseri viventi? Basta con la discriminazione che solo gli esseri viventi possono generare altri esseri viventi. Chi siamo noi per dire che una roccia non può avere figli in quanto roccia? O che un tavolo non può avere dei figli in quanto tavolo? Oppure che una bambola non può avere figli in quanto bambola? L'ultima cosa, infatti, è successa davvero e la testimone è una certa Mary Vone. Perché un nome più semplice non ce la poteva avere, no? Mary Rivone. Roscia Moreas, perché apposta Moreas comunque non è molto di buon auspicio, ma lasciamo stare. Che comunque, dopo aver sposato Marcello, una bambola abbastanza inquietante, ha deciso di mettere su famiglia, arrivando a contare tutt'oggi la bellezza di 3 figli, di cui ha anche fatto il gender reveal su TikTok. La gente non sta bene, ma forse non lo è mai stata. Comunque, io non so che bambole avevate voi da piccoli, ma io non me le ricordo così dettagliate, proprio a livello anche di anatomia, cioè, vabbè. Che poi, scusa, cosa si regala a un baby shower per bambole? Cioè, una mensola Ikea dove poggiare i figli? Delle nuove imbottiture? Una foto di Annabelle da usare per ispirare i figli per una futura carriera lavorativa? Che poi tocca anche imparare i trucchi del mestiere. Mica è facile fare la bambola posseduta, anche perché non hai un attimo di pace. E mettete sul letto, poi ti sposti sulla sedia, poi mi faccio trovare dietro la porta, adesso fame, vorrei farmi un pancake, ma non posso, perché tra poco quel rimbambito torna e devo ancora decidere il punto strategico per spaventarlo. È un lavoro da fare H24 senza manco le ferie, che poi è anche difficile a livello di corde vocali. Cioè, di solito nei film ci sono sempre quelle voci profonde e spaventose tipo... Ma se la bambola invece avesse una voce delicata come un battito di una farfalla, cioè nel backstage questa parla tipo: ieri ho accompagnato mio padre a fare la spesa che doveva prendere l'acqua. Azione! Quindi raga, queste qui vengono sfruttate lavorativamente, muoiono di fame e si rovinano le corde vocali. La prossima volta che vedete il film di Annabelle ve lo dico io che iniziate a empatizzare con la bambola. Ma non so onestamente se Chucky se la passa meglio. 1. Decidere chi invitare alle proprie feste o eventi è difficile. Innanzitutto, feste in famiglia o solo amici, o entrambi? Invitiamo solo i familiari più stretti oppure tocca andare a chiamare i parenti di sesto grado che abitano in Argentina? Gli amici quelli soliti oppure tocca anche invitare la persona che mi ha offerto il caffè alla macchinetta 30 decadi fa giusto per non sembrare maleducati? Ecco, se già queste cose sono difficili da scegliere per noi, pensate se dovesse essere qualcun altro a organizzare la festa per voi. Immaginate un attimo una festa dove voi siete l'evento principale, ma non siete voi a scegliere gli invitati, cioè in pratica arrivate e non sapete niente della festa e nemmeno di chi è stato invitato. Tornando a noi, avete capito di cosa sto parlando? Le persone più ottimiste potranno pensare a una festa sorpresa, le persone che invece hanno i miei stessi problemi mentali hanno capito che sto parlando di un funerale, perché se ci pensate bene, comunque sono eventi dove noi siamo i protagonisti, ma non sappiamo niente né dell'evento né degli invitati. Il vecchietto di 74 anni di cui parliamo ora, invece, è stato così previdente che ha preceduto tutti, persino la morte. Il suo manifesto mortuario infatti dice: è venuto a mancare, bla 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 bla, le classiche cose, e poi a una certa si legge: il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli, del genero e della moglie. Cioè, io mi immagino il testamento, tipo, che ne so, boh, lascia a mio fratello la lampada del salotto, a mia sorella la credenza di nonna Giuseppa e a mia moglie un bel niente, attacca del cazzo che te porta per culo pure da morto, vaffa. E quando vai dormire con Gigi il parentiere? Una cosa del genere, tutto urlato in caps lock all'interno del testamento. Comunque, allora si sa che alla fine la gente fa come gli pare, insomma. E quindi, giusto per far rispettare meglio le mie volontà, io nell'annuncio avrei anche aggiunto: se vi becco vicino la bara, vi perseguito da fantasma e vi sfango tutti. Giusto perché non siamo per niente rancorosi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della classifica. Io sono Noah e questa era l'ultima notizia di Stupidaggine Catenelle. Una rubrica super seria e per niente stupida. E che dice il contrario, ha ragione. Noi ci risentiamo prossimamente, bella raga. Film di Annabelle, ve lo dico io. Iniziare a empatizzare con bambola. Ricordo così dettagliate, cioè, ma guarda, già è tanto che c'erano una faccia, nel senso, così anatomicamente. Così, anatomicamente. Così,
Così ma ce la faccio! Anatomicamente! Ti do più io! Anatomicamente!